Allora, rapidamente riprendiamo dove avevamo lasciato. È importante capire se noi possiamo lavorare come abbiamo lavorato con le palline, anche con le onde, perché stiamo parlando di onde sonore, stiamo parlando del perché poi abbiamo fatto il triade sound test e perché il triade sound test è fatto così, perché deve funzionare per forza. Allora, prego. Ecco, quello che succede è che le palline cadono in questo modo nella tavola di Galton. Invece la statistica quantistica sostanzialmente produce un effetto di questo tipo. Come mai? Che cavolo non succede? Ma allora la statistica non va più bene. Certo, nel mondo della quantistica non si può più usare la statistica gaussiana, ma si usa qualcos'altro. Ma allora siamo fregati. Perché? Che cosa succede? Guardate, questo è quello che succede sia a destra che a sinistra. Questa è la tavola di Galton normale. Vedete che le palline finiscono per quasi tutte cascare nella 0, un pochino nella 2, praticamente nessuna nella 4. Quindi vedete che viene comunque rispettata la situazione. Di qua invece ci sono i cristalli che prendono i fotoni, facciamo finta che siano i fotoni le nostre palline, e ogni fotone, vedete, il primo fotone viene diviso in un qualcosa che va a destra e qualcosa che va a sinistra. Il qualcosa che va a destra si divide a sua volta in qualcosa che va a destra e qualcosa che va a sinistra. Il qualcosa che va qui si incontra con quell'altro qualcosa che passava da lì. E che cosa sono questi qualcosa? Secondo i fisici quantistici sono la probabilità che un elettrone, un fotone, vada a destra o vada a sinistra. Quindi, siccome il fotone viene visto come un'onda, loro dicono mezza probabilità va a destra, mezza probabilità va a sinistra. E quindi, siccome il fotone che va a destra ha una elicità, fate conto, è come una rotellina che gira a destra, e l'altro fotone per simmetria gira a sinistra, l'altra probabilità, quando poi questi si incontrano qui, il fotone che gira a destra e il fotone che gira a sinistra, come probabilità si ammazzano tra di loro, si annichiliscono, e alla fine finisce, vedete, che quasi tutte le sferettine vanno nella più estrema scatoletta, un po' meno qui, niente qui, un po' meno qui, e invece tanta roba qua. Ma che strano! Allora io cosa ho fatto? Siccome mi cito poco, ho preso un cristallo, lo vedete, un cristallo triangolare fatto così, di cristallo, ci ho sparato un raggio laser qui e sono andato a vedere come i fotoni escono, perché questo rappresenta la tavola di Galton con tutti gli atomini del cristallo che sono i chiodini della tavoletta di Galton, e vedete che è proprio come dice il fisico dice che le cose accadono così. Vedete, da un fotone iniziale diventa sempre più chiara la situazione, cioè la probabilità scema al centro e si accumula ai lati, proprio come i fotoni che corrono sui bordi del triangolino. Invece quella è la tavola di Galton classica con le palline, che invece ti fanno vedere che le posizioni centrali sono quelle più probabilistiche. In realtà quello che succede, mano a mano che la tavola di Galton con i fotoni si allunga, le figure di interferenza probabilistica si allargano sempre di più e nel mezzo non c'è rimane niente. Io guardo queste figure e io non dico c'è qualcosa che non mi torna. Poi trovo un signore che ha preso la tavola di Galton, quella delle palline, ha tolto due buchi lì, due fori, e perché lui dice che questo tipo di geometria mina la esperienza del fotone che passa attraverso due buchi, che dà poi sullo schermo le figure di interferenza del fotone. E che cosa vede? Vede che si creano le stesse figure di interferenza statistiche con le palline. Allora, se questo è vero, questo vuol dire che i fotoni potrebbero comportarsi da palline, e che è la nostra interpretazione che invece erronea fino ad ora ci ha fatto credere che il fotone fosse un'onda. E
se il fotone è una pallina, allora possiamo portare avanti tutto il nostro discorso, perché tutto quello che abbiamo detto prima è valido, è vero. Vedete cosa fanno i fisici? Questo, in questo articolo, la tavola di Galton con le quantica, quantizzata, viene fatta con degli specchietti, i quali separano i fotoni che vanno o da una parte o dall'altra. È una tavola di Galton quantistica. Però in questo articolo qui c'è scritto, analizziamo la camminata casuale quantistica usando fotoni di vario genere, quantizzati e entangled tra di loro, cioè già intrecciati tra di loro, e quelli non intrecciati tra di loro, che si chiamano FOC, dal signore che li ha studiati, separabili. E lo stato finale è entangled. Cioè, come lo stato finale è entangled? Io ho utilizzato delle palline che non sono intrecciate tra di loro e passano attraverso la tavola di Galton quantistica. Perché si dovrebbero intrecciare? Qual è il motivo? Non c'è nessun motivo. Lo scrivo, non c'è nessun motivo. A meno che... E se invece le cose fossero andate diversamente, ed il fotone che entra nella tavola di Galton, che è entangled con il suo antifotone, che qui non viene minimamente considerato dalla fisica, dopo aver interagito con il primo chiodo, non può più essere considerato un'onda. Perché l'onda si è ammazzata, così dice la fisica quantistica. Come tu interferisci con un oggetto che ti investe, la probabilità non c'è più, c'è la località, il fotone è lì. Quindi come fa la tavola di Galton con i fotoni a dare una risposta che è la risposta di un'onda? Deve dare la risposta di una particella, perché come il fotone entra nella tavola di Galton diventano particelle. Allora, quelle figure di interferenza sono figure determinate da qualche cosa di diverso da quello che ti dice la fisica quantistica, ma da interazioni con cosa? Visto che ci sono delle interazioni distruttive, e visto che l'unica cosa che può distruggere un fotone è un antifotone, ma non ci saranno gli antifotoni nel mezzo di questo discorso? È un'ipotesi di lavoro. Guardate, sostanzialmente poi la luce si comporta come una particella, perché se io prendo un raggio di luce e lo sparo qui, l'intensità della macchia luminosa è questa. Quindi i fotoni si sono comportati come particelle. Guarda questo, cosa sono andata a beccare. 1958, esperimento nucleare. Vi faccio vedere l'esperimento nucleare. Ma non è una gaussiana. Una gaussiana fatta da fotoni. No, da fononi. Sotto nel mare c'è il suono, pum, il suono sale, le molecole di acqua fanno la tavola di Galton rovesciata e alla fine io ho un'onda che è uscita sotto forma di gaussiana. Ma se è uscita la gaussiana, vuol dire che i fononi in questo contesto non si sono comportati da onda, si sono comportati da particelle, se no la gaussiana non usciva, uscivano le figure di interferenza. Ma allora c'è qualcos che non funziona. Guardate questo articolo qui. Nuovo limite posto sulla carica dei fotoni. Come la carica dei fotoni? Eh sì, i fotoni potrebbero essere caricati e hanno una carica di 10 alla meno 46 volte più piccola di quello che si pensava. Ma non possono i fotoni avere carica, perché se i fotoni hanno carica, allora hanno anche anticarica, e se hanno anticarica ci sono dei fotoni che hanno antimassa. O guardate questo. Guardate questo. Progress in Physics. Non è colpa mia. 2017. Ti voglio leggere quello che c'è scritto qui. Ta-ta! E c'è scritto. Il fotone Y, blu, è il quantum indivisibile di azione, la cui quantità di moto risiede sulla sua lunghezza d'onda ed è equivalentemente... ed equivalentemente la cui energia è all'interno del suo periodo di tempo.
il fotone con polarizzazione opposta, rosso, è l'antifotone, y asterisco. Quando y e y asterisco copropagano, la forza elettromagnetica netta svanirà, ma il bosone composto tra queste due cose continua a trasportare slancio ed energia. Queste azioni composte incarnano lo spazio universalmente e localmente, così la densità di energia associata appare come l'energia del potenziale gravitazionale universale, nota come densità del vuoto, che è in equilibrio con tutti i corpi. Allo stesso modo, un'energia potenziale locale è in equilibrio con un corpo locale gravitante e orbitante, rotante. Questo c'è scritto qui dentro. Questo c'è scritto qui dentro. Vuol dire antifotone. Il fotone e l'antifotone sono due cose che sono appiccicate insieme e che vanno pari passo. Il fotone e l'antifotone si interconvertono tra di loro perché questa è l'unica possibilità che noi abbiamo di conservare l'energia. Leggi questo qui. Asymmetrical photons and antiphotons surface. Cioè la superficie del fotone e dell'antifotone non è una sfera. Ma di che cosa stiamo parlando se gli antifotoni non esistono? Cioè ci pigliano per il culo con l'H. Allora, questo lavoro qua ha una realtà dell'esistenza che è fondamentale. L'avete visto come l'abbiamo disegnato prima il fotone? L'abbiamo disegnato dicendo che c'è un antifotone che è un'immagine speculare del fotone e questo accade perché il fotone non ha un piano di simmetria. Non è simmetrico sto cazzo di fotone. Cioè, è chiaro che le cose stanno così. Allora, quello che succede è che le figure di interferenza non sono tra fotoni e fotoni, ma tra fotoni e antifotoni. Ma allora qui cambia tutto. E qui c'è scritto. E questo è quello che vi ho detto ora, in questo istante. E poi guardate quest'altra roba qua, perché qui c'è veramente un delirio. Qui siamo nel 2021. Poi c'è un altro articolo che vi farò vedere nel 2024. Wave and particle properties can be specially separated in a quantum entity. Cioè, il fotone, che per esempio è un'onda e una particella, in questo esperimento si è separata l'onda dalla particella, cosa che non è tecnicamente possibile, perché qui ci ridanno, vedi? È un articolo analogo a quello che abbiamo visto prima, che parla del gatto Cesira. Allora il gatto, guardate, i fisici sono strani, eh? I fisici ce l'hanno con i gatti, i fisici veramente ce l'hanno con i gatti, perché Cesira è il gatto di Alice nel Paese delle Meraviglie, ed è quel gatto che nel cartone animato si separa, come dico io, dal suo sorriso, staccandosi il suo sorriso da una parte e il gatto dall'altra parte. Quindi un fotone, che può essere una particella, si è staccata dalla proprietà di essere onda? È possibile staccare queste due possibilità? Questo, vedete, il gatto di Schrödinger, il poverino, che è lì, che dice ci sono dei, speriamo che rimanga vivo quando aprono il frigorifero e che io non abbia bevuto il veleno. C'è essere o non essere, questo è il gatto di Shakespeare, ma quest'altro invece dice, ma io non lo so se sono o non sono, cioè, è un problema di probabilità. E quindi il gatto a cui noi ci stiamo riferendo è questo, che perde il suo sorriso e può rimanere, cioè perde una proprietà. La proprietà viene staccata dall'oggetto. Per fare questo si fa, con questo esperimento, si prende un opportuno fotone, si fa passare dentro una scatola magica e dentro questa scatola magica il fotone, che è onda, cioè con debole energia, e particella con forte energia, la si fa interagire con una debole energia. La debole energia reagisce solo con il sorriso del fotone e se lo porta a casa. La particella, che invece ha un'energia forte, continua per la sua strada. E così, in questo esperimento, hanno separato l'onda dalla particella. Cioè, siamo alla follia totale.
E poi c'è questo bellissimo esempio che ti fa vedere l'esperimento delle due fenditure. Quando c'è l'esperimento delle due fenditure e un fotone solo passa attraverso la fenditura destra e la fenditura sinistra, facendo finta di essere un'onda, perché se un proiettile passa a destra o passa a sinistra, io l'ho bevuta. Ma quando c'è un solo buco e passa un solo fotone e ci sono lo stesso le figure di interferenza, mi stanno pigliando per il culo. Perché la fisica quantistica dice che con un solo buco non ci sono le figure di interferenza. Allora che cosa cavolo è questa roba qui? E qui c'è una cosa che non t'hanno mai descritto in laboratorio. Qual è? Dov'è la magagna? La magagna è che nell'esperimento con un solo buco, dove si... questo è il risultato finale? Questo, e dove ci sono cioè delle figure di interferenza, non si dice che nell'esperimento vero la parete deve avere spessore zero. Perché se la parete ha spessore non zero, il fotone interagisce con la parete e dà per forza queste figure qui, che non sono figure di interferenza, ma sono lo scattering dei fotoni. Te lo faccio vedere. Quando c'è una particella più o meno grande che viene colpita da un raggio di luce, il fotone se ne va da tutte le parti. Questo si chiama effetto Tyndall, sostanzialmente. Quando voi spolverate a casa vostra e il raggio di luce vi passa attraverso le persiane, che vedete questi fendenti e la polvere che sale, questo è l'effetto Tyndall. I fotoni vanno da tutte le parti. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire, guardate come funziona, che se un fotone sbatte lì non succede nulla, se un fotone arriva qui succede qualcosa, ma se sbatte contro il bordo, i fotoni vanno a cazzo da tutte le parti e creano quelle che sono le ipotesi di figure di interferenza, che non sono figure di interferenza, perché con un solo buco non ci possono essere figure di interferenza. C'è lo scattering. Magari fosse così. Guarda un po'. Allora, c'è un solo buco. Vediamo che succede. L'onda, ammettiamo che ci sia un'onda. Se c'è un'onda, io devo avere delle figure di interferenza. Una volta ampio, una volta buco, una volta luminoso, una volta scuro, una volta luminoso, una volta scuro e così via. Quando questo accade alla velocità della luce e la maggior parte della luce accade qua, io quello che vedo non sono le figure di interferenza. Se il fotone si comporta da onda, quello che devo vedere è questo. Ma questo io non lo vedo. Vedo delle cose che mi hanno fatto credere che sono le figure di interferenza. Allora mi pigliano per il culo. Questo è l'effetto Tyndall. In questo momento sono flippato sugli egizi, ecco che mi è venuto in mente di mettere questa foto qui, perché questa è una tomba egizia che prende luce dall'esterno, perché questo è sottoterra. Vedete che cosa succede? Cioè il fotone si comporta da particella, non si comporta da onda. E questo è quello che succede quando il fotone passa in una sola fessura, in due fessure, in tre fessure, in quattro fessure, in cinque fessure, in sei fessure. Ma non sarà che queste macchie nere non sono figure di interferenza del fotone con il fotone, ma del fotone con l'antifotone che si ammazzano tra di loro? Quello che succederebbe sarebbe che se le cose fossero così, otterremmo esattamente lo stesso tipo di risultato. È incredibile questa cosa. E poi c'è una cosa che vi devo dire, perché secondo me è carina. Quando te vai a calcolare, per esempio, nei tre buchi, nei tre slit, le figure di interferenza sono calcolate in modo tale che sono interferenze tra il primo buco e il secondo buco, il primo buco e il terzo buco, il secondo buco e il terzo buco. Cioè non ci sono interferenze ternarie, non esistono. Vi ricordate che cosa ho fatto vedere prima all'inizio? Quando ci sono due raggi fotonici che ti danno l'informazione. Uno non vedi niente, due vedi l'universo, questo, tre quello che vedi è sempre dettato da interferenze tra due, 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 due. Interferenze a tre non ci sono. Perché? Perché l'universo è fatto di fotoni e di antifotoni, non c'è una terza cosa. E quindi nelle formule di fisica quantistica la probabilità di una interferenza a tre non c'è. Questo è fondamentale. Allora,
I fisici, che evidentemente tutte queste cose non le sanno, hanno pubblicato un lavoro dove si dice le figure di interferenza con un singolo slit, SI, singola interferenza, sono fatte da un fotone che interagisce con se stesso. Come si fa? Certo, il fotone è la sovrapposizione di due oggetti, uno che gira a destra e l'altro che gira a sinistra. Le palle girano, una a destra e una a sinistra. No? E queste cose possono avere sovrapposizioni distruttive o sovrapposizioni non distruttive, quindi dando sostanzialmente figure di interferenza. Non esiste, dice in questo lavoro qua, non esiste alcuna differenza fondamentale tra le luci quantistiche, quelle fatte con gli specchietti, e quelle classiche, quindi le presenti osservazioni possono far luce, guarda caso, sulla interpretazione delle caratteristiche quantistiche basate sulla natura dell'onda. Lui mi sta dicendo, quello che abbiamo fatto da un punto di vista quantistico è esattamente uguale a quello che facciamo con raggio laser con il buchettino nella parete. Quindi, siccome abbiamo delle figure di interferenza, che questi non hanno capito essere le figure di scattering, allora le figure di interferenza che ci sono non possono essere dettate dal fotone e dall'antifotone, perché l'antifotone noi non vogliamo che esista. Quindi sono dettate dal fotone che interagisce con se stesso, che però è come se fosse un antifotone, ma si chiama fotone. Ma allora ci pigliano veramente per il culo. Ecco, e qui è evidente che non c'è l'interferenza con i due stati quantici del fotone, più uno e meno uno, ma tra il fotone e l'antifotone, che sono sempre due stati quantici, più uno e meno uno. Ma la cosa è completamente diversa. Guarda qua, cosa c'è di sopra e cosa c'è di sotto? Di sopra c'è il double slit, cioè i due buchi nella parete, e ci sono le figure di interferenza. Qui c'è un raggio laser che una ragazza, per fare questo esperimento, ha preso, l'ha puntato contro il muro, poi ha preso un capello e ha diviso il raggio laser in due. E nel dividere il raggio laser in due, c'è sempre due cose, ci devono essere, perché se no non si vede niente, ecco che si riformano le figure di interferenza. Ma allora le figure di interferenza sono dovute allo scattering di due pareti, che nel buco, un buco solo, sono fatte così, e nel capello sono fatte così, uno è questa parte e uno è quest'altra parte. Tutte e due, scattering di due pareti con fotoni che passano a destra e che passano a sinistra. Quindi sostanzialmente i fotoni sono palline, a questo punto non si comportano da onde. Non si possono comportare da onde perché quando il fotone entra nel buco, in qualche modo interagisce con il buco, con le pareti del buco, e in quell'istante deve diventare pallina, perché gli si ammazza il pacchetto d'onda. Guarda qua, allora, facciamo prima il discorso. Tutto ciò prevede che un fotone e un antifotone si possano annichilire in qualche modo, dando le macchie scure che si vedono in quelle cose che noi credevamo essere le figure di interferenza. Che cosa accade quando io sparo un raggio laser su uno specchio, lo specchio torna indietro e i fotoni vengono ad ammazzare gli altri fotoni che sono sullo stesso tragitto? Si incontreranno statisticamente fotoni che diventano antifotoni perché interagiscono tra di loro, e quando un fotone e un antifotone in quel modo si ammazzano tra di loro, bisogna che il raggio scompaia. Vediamo cosa succede. Guarda questi buchi neri che si formano. Because this isn't a Brewster laser tube, what will happen is the beam will dim, but we still have a laser. E non è il fumo che usano per far vedere questa cosa, perché quando ci metti la parete nel mezzo, vedi che scompare tutto l'effetto. Quindi non è un problema di fumo che viene utilizzato per far vedere la luce con l'effetto Tyndall. È il fotone e l'antifotone che si ammazzano tra di loro. Non c'è nessun'altra spiegazione. Allora questo cosa vuol dire? Che esistono gli antifotoni. Sostanzialmente vuol dire questo. Allora, guarda la favola. Per Planck il fotone è un'onda o una particella. Per Bohm il fotone è sia onda che particella.
Per la fisica moderna il fotone non è né onda né particella, ma un oggetto quantistico, se le lavano le mani. E per noi? Per Malanga il fotone è una particella nello spazio-tempo ed un'onda lungo l'asse dell'energia. Questo è l'aspetto fondamentale. Cioè, hanno torto e ragione tutti quanti, ma se te analizzi le cose da come le abbiamo viste noi, ecco che in questo istante si capisce la vera e esatta natura del fotone. Quindi, siccome noi stiamo esaminando lo spostamento dei fotoni nello spazio-tempo il fotone è una pallina e quindi valgono tutte le informazioni che abbiamo detto finora. E qui ne avete la milionesima dimostrazione. Articolo delle scienze, quando si parla di fotoni che vanno indietro nel tempo, vi lascio l'articolo, ve lo grazio, però vedete, poi con calma gli interessati si andranno a leggere quello che c'è scritto qua, si parla, vedete, di universo che è non locale e che quindi lo spazio, il tempo non va né avanti né indietro. E questo può succedere solo se ci sono tanti fotoni che vanno avanti e tanti fotoni che vanno indietro, facendo rimanere il tempo non locale. Questo è l'aspetto fondamentale. Guardate quanti articoli ci sono che dicono questa cosa qui. In più o meno esperimenti, fino a che hanno fatto due gruppi diversi un esperimento fondamentale. Vi faccio vedere il tipo dell'esperimento. Allora, guardate, l'esperimento del double slit, della doppia fenditura, fatta nello spazio-tempo, non nello spazio. Nello spazio sarebbe, tu spari un fotone, qui ci sono i due buchi, passa quello che deve passare, onda o particella che sia, e di qua c'hai le figure di interferenza. Guarda, qui c'è il tempo e qui c'è lo spazio. Se il fotone che parte da qua e va a sbattere contro un detector, una lente, andassimo solamente nello spazio e non nel tempo, il fotone andrebbe dritto. Ma siccome si sposta anche nel tempo, il fotone si sposta qua e va a sbattere contro questa cosa. E nel frattempo va a sbattere ancora contro la parete finale. Nel frattempo, questo coso qui, perché il tempo è trascorso, è andato in avanti nel tempo, è rimasto fermo nel laboratorio, nello spazio, ma nel tempo si è spostato. E lui fa lo stesso tipo di operazione. Quello che succede è che quando il raggio sbatte contro il primo oggetto di interferenza, può andare avanti il raggio luminoso, però può anche tornare indietro. E se nel frattempo, questo qui potrebbe avere direttamente colpito, perché l'esperimento è lo stesso, quella cosa lassù. Quando il raggio fa questo lavoro qui, lui va più piano. Perché va più piano? Va più piano perché per fare questo lavoro ci ha messo più tempo e quindi in questo modo si va più piano. Benissimo, ma quello che succede è che ci può essere il contrario. Cioè, per esempio, nel futuro lui poteva sbattere un fotone qui e questo fotone sarebbe andato più veloce, sostanzialmente. Quindi alla fine noi abbiamo un esperimento complesso in cui ci sono fotoni come questo che hanno una caratteristica fondamentale: vanno indietro nel tempo. E quello che succede è che quando la gente va a vedere qui cosa succede, si ottengono le stesse figure di interferenza. Quindi le figure di interferenza si ottengono perché sono gruppi di fotoni che vanno più veloci della velocità della luce e fotoni che vanno indietro nel tempo. Indietro nel tempo. Ma se vanno indietro nel tempo, gli unici fotoni che vanno indietro nel tempo, ve lo dico, sono gli antifotoni, perché gli antifotoni hanno la caratteristica di essere anti e quindi per problemi di simmetria vanno indietro nel tempo. Quindi questo esperimento mostra l'esistenza degli antifotoni. E che cosa mostrano? Mostra che quando noi guardiamo questo universo qui, noi che cosa stiamo guardando? Noi stiamo guardando fotoni e antifotoni solo quando tutti sono a livello fotonico, perché l'antifotone non lo vedo. Quindi è come se io vedessi questa stanza con la luce stroboscopica, acceso spento, acceso spento, acceso spento,
però con una velocità talmente elevata che io lo vedo solo acceso. E quando si riaccendono i fotoni, sono gli antifotoni che prima erano spenti. Quindi io non è che vedo solo i fotoni, vedo anche quelli che prima erano antifotoni e che ora sono diventati fotoni, perché quelli che ora non vedo e che sono antifotoni, prima erano fotoni, quindi acceso spento, acceso spento, acceso spento, quindi io vedo tutto, ma solo a livello fotonico, perché l'antifotone non lo posso vedere. Ma questo vuol dire che gli antifotoni esistono, e non possono non esistere, perché sennò noi non avremo le figure di interferenza, quindi noi non vedremo niente. C'è poco da fare, quindi il fotone va avanti e indietro nel tempo, oscillando velocemente, ma il fotone che va indietro nel tempo si chiama antifotone. O così o poi, non c'è nessun'altra possibilità. È il fotone realmente una particella? Che cazzo, ma ancora non l'hai capito? Cioè, in questo articolo qui, scientifico, si costruisce un telescopio ad antifotoni per vedere le antiparticelle nell'universo. Quindi, che cazzo, ma ci sono tutti questi lavori, basta ora dire che l'antifotone non esiste, no? Poi questo veramente dice non so più, no? Perché, giustamente, perché vedi, la fisica moderna comincia a capire che l'aveva descritto il fotone come un oggetto inesistente, che a volte si presenta come un fantasma ed un'altra volta come una fotografia del passato, non funziona più, bisogna avere le idee chiare. Quando te dici a un fisico mi disegni un fotone, lui non te lo sa disegnare, vuol dire che non lo sa come è fatto un fotone. Questo è l'universo. L'universo si apre in due e si crea materia e antimateria con le onde che fanno le figure di interferenza tra di loro. Questa è la realtà del perché noi diciamo che la coscienza si è divisa in due. La coscienza si è divisa in due, una è il fotone, l'altro è l'antifotone, e questi due oggetti interferiscono tra di loro, come abbiamo fatto vedere prima, per dare quelle cose che sono le figure di interferenza e di scattering. Perché sennò, se noi non avessimo due informazioni, non vedremmo niente. Un solo raggio luminoso puntato su una parete, te vedi il puntino luminoso, cioè tu che sei uno, vedi uno, non vedi altro. Per vedere la realtà virtuale, questa cosa che noi stiamo vedendo qui, queste sono figure di interferenza, vuol dire che noi stiamo vedendo anche gli antifotoni pur non essendo coscienti di vederlo. Tutto è due. Tale vibrazione è il suono dell'universo, certo, perché a questo punto è evidente che Shiva, il costruttore e il distruttore, è quello che nella sua danza, la danza di Shiva, fa queste cose. E ci vogliono due stronzi perché si veda qualcosa, Shiva e Vishnu, perché se c'è Shiva non si vede niente. Perché Shiva ha bisogno di confrontarsi con il suo specchio e interagire con lui, perché se non ci sono interferenze, la coscienza è una, la coscienza non ha capacità di vedere se stessa. C'è poco da fare. Allora, questa è una cosa importante. Tutte le oscillazioni di tutte le variabili sarebbero quindi esprimibili, aiuto, la batteria. Non c'è Pino. No, ma no. Questo è un'altra cosa. Aspetta. Può darsi che sia la batteria che mi ha abbandonato. Si fa molto silenzio, ti si sente lo stesso. Sì, vabbè, io parlo anche nell'aula 1. Aspetta, Corrado, aspetta, questo qua dovrebbe andare. Aspetta, trovo. Aspetta. Allora, aspetta che risolvo, Ce la fai, ti dà fastidio? No. Aspetta, così. Ecco così. Allora, questa me la tolgo. Sì, va. Ok, tieni questa, mettila pure così. Ok, questo lo prendo. Sì, va bene così. Ok. Allora, tutte le oscillazioni, vedete, ciò comporterebbe
ci porterebbe ad osservare che quando varia la derivata prima di una funzione, varia inesorabilmente anche quella di tutte le altre. Quindi questo è l'effetto famoso cigno nero. Ma cosa vuol dire questo? Ma cos'è la variazione della derivata prima di una funzione se non il valore della derivata seconda? La variazione di una derivata è una derivata. Come possiamo capire tutto questo? C'è un'equazione, che è un'equazione che sembra, che a noi ci hanno detto sempre che è complicatissima, che è l'equazione di Schrödinger, dove Schrödinger parla con le palline, in qualche modo, cioè con i fotoni. E questa equazione noi la dobbiamo cercare, ed è questa qua. Questa è l'equazione di Schrödinger, dove c'è scritto una cosa incredibile, che ora vi faccio vedere. Questa è l'energia che dipende dal tempo, ed è la somma di tutte le energie, dove phi, psi, come cavolo si chiama quella roba lì, quel candelabretto lì, è l'equazione d'onda. La derivata dell'equazione d'onda nel tempo, moltiplicata per i, moltiplicata per la costante di Planck ridotta, non vi dico perché ci sono questi due cosini qui, e questo è un numero che serve per farsi tornare i conti, quindi potete anche toglierlo, è uguale a meno questa roba, questa è la massa del fotone, per esempio, se ci fosse il fotone che ha una massa, derivata seconda nello spazio di la funzione, per quest'altra cosa qui. Questa è l'energia potenziale, questa è l'energia cinetica. Allora, guardate, qui ci sono le derivate prime e seconde di una funzione d'onda. Vuoi vedere che queste derivate hanno a che fare con la probabilità? Allora, quello che te vedi in questa formula a me ha ricordato un'altra formula, che è l'energia libera di Gibbs. Delta G è uguale a delta H meno T delta S, dove delta S è l'entropia, delta H è l'entalpia. L'entalpia è la rappresentazione coscienziale dell'atto di volontà. Te, per fare un'operazione, hai bisogno di qualche cosa che ti spinga a fare questa cosa. Quindi devi spendere dell'energia per poi poter ottenere il risultato. Nella fattispecie, quando noi siamo in un contesto universale, l'universo è un sistema chiuso, è un sistema isolato, la spontaneità di una reazione non dipende dal delta H, che è zero, perché noi analizziamo solo i processi spontanei, lo dice il secondo principio della termodinamica. Vedi lassù in alto, la pallina spontaneamente dall'alto cade verso il basso, non succede il contrario. Quindi il delta H è zero. E infatti il buon Schrödinger dice che l'energia potenziale la ammazza, è zero. Ma allora meno T delta S è uguale a meno quella roba lì. Guarda, c'hanno lo stesso segno. Allora questo vuol dire che il delta S, cioè l'entropia, cioè l'informazione, cioè la coscienza, si può mettere in relazione alla derivata seconda della funzione d'onda. E questo che cosa vuol dire? Innanzitutto la funzione d'onda è questa cosa qua, che si può scrivere così. Questi sono passaggi matematici normali, non c'è E alla meno I per un angolo. Questo è un angolo, eh? È l'angolo dell'orologio infinito, sapete quello che girava così? È questo l'angolo. Il nostro angolo nel TST è 69 rotti, cioè qui dentro c'è questa roba qui, che è uguale a un coseno di qualcosa e meno un i seno di qualcos'altro. Cioè noi vediamo solamente quello, perché questo è immaginario, non lo possiamo vedere. Vedete, se io negli assi cartesiani, l'asse verticale è a i seno di questa roba qua, cioè è una parte immaginaria che io, una modellazione verticale che io non vedo. Questo, il radar funziona così, questa è una delle diapositive che poi facciamo vedere quando parliamo del radar all'apertura sintetica, funziona così. Noi vediamo solo quella parte lì, che è la parte reale. Bene, ma questo vuol dire questo, che phi, la funzione d'onda, è uguale alla probabilità dell'ampiezza, la probabilità dell'ampiezza, mentre il quadrato della funzione d'onda è uguale alla probabilità gaussiana che noi abbiamo sempre descritto. Rivediamo un po' la formula come ce veniva descritta e ci rendiamo subito conto che meno T delta S è uguale a meno questa roba qua,
togli il segno meno da una parte e dall'altra e scopri una cosa fondamentale. Il delta S, che poi è quell'integrale là sopra, vedete l'entropia come è fatta con quella legge lì, c'è una roba per il logaritmo di una, della stessa roba, è la probabilità, questa è il secondo principio della termodinamica. Quindi delta S, cioè la differenza di entropia tra un istante e l'altro, delta T, nel delta S, dell'entropia, che è la informazione secondo quanto riportato dalla letteratura, è anche la coscienza. Ma allora il delta S agisce sulla doppia derivata dell'equazione d'onda, cioè sull'ampiezza, sulla probabilità. Cosa vuol dire? Che la consapevolezza agisce sulla forma della realtà virtuale. Tu sei sto cazzo di creatore dell'universo. Vuol dire questo, questa formula qui. È scritta così. Oh, e gli eventi cambiano quando se ne ha consapevolezza. Perché quando tu ne hai consapevolezza, sai che puoi agire su quella equazione, che è l'equazione di Schrödinger. Questo è quello che succede nella realtà. Se non ci credete, lì c'è la bibliografia. Ma può a questo punto, posso io fare questo ragionamento? Cioè, posso dire che la mia interpretazione è corretta? Perché l'interpretazione della formula è stata un'interpretazione ontologica, ontica, non epistemica, epistemologica. Cosa vuol dire? Vuol dire che i fisici in questo lavoro se lo chiedono, è possibile che una formula di fisica possa essere, come l'equazione di Schrödinger, possa essere oltre che interpretata come la descrizione della realtà, anche come il perché la realtà è fatta così? Posso io quindi descrivere l'universo da un punto di vista ontologico ed epistemico contemporaneamente? Perché se non lo posso fare, il mio ragionamento è sbagliato. Quindi, in questi ultimi anni, 2022, ci siamo chiesti questo. E questo lavoro dice, sì, si può fare, perché ci sono, esiste, dice, e riguarda l'interpretazione, rispettivamente, la cognizione o la conoscenza, che sono la consapevolezza e la coscienza di sé, sostanzialmente nel nostro linguaggio. E lui dice questa cosa qui, una non esclude l'altra, anche se il teorema PBR di questi tre signori dice chiaramente che questa cosa non si può fare. Perché questo e questo dicono che questa cosa non si può fare? Lo descrivono in questo articolo qui, dove dicono sostanzialmente, il riassunto io vi faccio di questo, che i risultati previsti statisticamente una parola chiave, per interpretare i dati in chiave ontologica, cioè la descrizione della realtà, portano a livello quantistico risultati completamente diversi da quelli di natura epistemologica. Cioè, il capire che una cosa è accaduta e il capire che è accaduta per un certo motivo non c'è la stessa risposta. Lo dico in un altro modo. La curva di Gauss del sistema ontologico e la curva di Gauss del sistema epistemico non sono sovrapponibili. Quindi non hanno una soluzione. Se fosse così, quel discorso che ho fatto io non si può fare. Ma leggendo il lavoro c'è scritto che si può fare solo e solamente se la probabilità che un evento debba accadere da un punto di vista ontologico è uguale alla certezza che quell'evento accada. Cioè, in quel contesto, allora, l'interpretazione ontica ed epistemica sono identiche. Questo è quello che c'è scritto qui dentro e che vi ho detto ora. Cosa vuol dire questo?
Innanzitutto noi ci stiamo chiedendo se possiamo fare questo tipo di ragionamento, e se lo chiedono anche ovviamente i fisici, cioè la coscienza può essere la causa del collasso dell'onda, cioè la coscienza può essere la causa di quello che noi vediamo nella realtà. È la coscienza, come ho detto io nella formula precedente, il delta S, che interviene sulla doppia derivata, la seconda derivata della funzione d'onda. Se lo chiedono, no? E questa cosa sembra che sia così. È la coscienza, in alcune interpretazioni di alcuni fisici importanti come Weinberg, von Neumann, che dicono questa cosa. Quindi non è che lo dico io. Allora, c'è un problema, guardate, fondamentale. Io ho sempre detto che l'universo e la coscienza si basano su tre punti fondamentali. Il primo punto: sto bene, non ho problemi, non me frega una mazza dell'universo. Il secondo punto: c'ho un problema, per esempio mi sono ammalato e quindi sono triste perché non so come fare a guarire. Terzo punto: sono guarito, quindi sono contento come prima. Che differenza c'è tra il primo punto e il terzo punto? La consapevolezza. Tutti i cammini di consapevolezza sono fatti così. Vediamo il cammino di consapevolezza della scienza. Newton: se due palline vengono tirate nel muro, colpiranno il muro. Sono sicuro che è così. Fase intermedia. Einstein e Planck della fisica quantistica. Einstein dice: sì, no, parliamone, è tutto un po' probabilistico, cioè tutto un po' relativistico, bisogna vedere come la vedi da te, perché io la vedo qua in un altro modo. E Planck dice: sì, parliamone, ma in termini di probabilità. Fase intermedia. Fase finale. Noi, teorema PBR, cosa vuol dire? No! C'è la certezza che le cose accadono. La quantistica passa di moda. Nell'istante in cui, nel termine quantistico, si dice è la coscienza che stabilisce la fisica quantistica, in quell'istante, quando tu hai coscienza, la probabilità che un evento accada diventa certezza. Ma se la probabilità diventa certezza, il teorema del PBR va a fanculo. Perché allora i due momenti, quello, la curva epistemica e la curva ontologica, che sono, vedete, a 90 gradi tra di loro, cioè non si sovrappongono, hanno in realtà, proprio perché non c'è più la curva ma c'è l'ammazzamento della funzione d'onda, sono un unico punto in cui si sovrappongono, che ha un significato, che è il punto centrale. Quindi la realtà oggettiva, che è, se volete, epistemologica, o la realtà statistica, che è ontologica, finiscono per collassare nella realtà coscienziale. Quello che succede è che le due equazioni d'onda, le due gaussiane, vengono sostanzialmente ammazzate. E ta-tan, ecco che con la vibrazione del sistema esterno, della scatola esterna, si ha la compattazione dei microstati e si ottiene un solo microstato. Questo vuol dire che la concezione epistemologica e la condizione ontologica può essere applicata in un unico momento, quello in cui tu hai acquisito consapevolezza e coscienza di te e sai che la probabilità che un evento non sarà probabilità perché tu hai deciso e la decisione ti dice che accadrà quello che vuoi te. Ancora una volta, te sei il creatore dell'universo. Non ci sono cazzi. Allora, anche, capito, questo è quello che dice poi questo. E se non ci credete dovete andare a leggere questo articolo che vi spiega ancora meglio questa possibilità di interpretazione. Ovviamente qui c'è la solita battuta, dice c'è l'incertezza del futuro, sì, però insomma, voglio dire, godiamocela perché dopo torna Mario Draghi fra un po', Quindi ciò accade solo se la probabilità di una equazione d'onda rappresenta la certezza dell'informazione, perché il valore della probabilità può essere anche 1, quindi può essere il valore di certezza, ecco, questo è fondamentale. Ora, detto tutto questo, vuoi vedere che chi comanda queste cose le sa e ci sta inchiappettando?
Vogliamo vedere un esempio di questo inchiappettamento? Lo so che ci rimarrete male. Basta che non brucia. Allora, la leggenda Zulu, guarda come l'ho presa da lontana. Una volta non c'era la luna, una volta c'era una lunetta piccola che poi, quando è arrivata la luna e che ha cambiato tutto il clima sul nostro pianeta, dice la leggenda Zulu, e il clima è cambiato, per cui tutta quell'atmosfera brumosa che c'era si è trasformata in pioggia e ha piovuto per un casino di tempo, si tratta di 13.500 anni fa, circa 12.000, cioè il diluvio universale. In quell'istante che è cambiato il tempo ed è successo qualcosa, è arrivata questa lunetta piccola che è caduta sulla Terra, perché la luna grande che due fratelli, Vovane e Panku, ecco, questi hanno svuotato questo uovo che hanno rubato a un altro tizio, e dentro l'hanno svuotato e l'hanno posto in orbita attorno alla Terra. Queste leggende sono, è pieno il mondo, eh? Le leggende antiche dicevano che una volta la luna non c'era. Questa è la frequenza di Schumann. Allora, la frequenza di Schumann, che è 7,83 Hz, poi ne possiamo discutere sui valori veri, perché va da 8,13 a 7,83 Hz, ma è statistica perché in tutti i posti non è sempre la stessa, e questi sono lavori pubblicati scientificamente. Come potete vedere, nell'arco di una giornata non c'è, cioè ci sono archi di 6 ore in cui non c'è la frequenza di Schumann. Com'è possibile che gli archi di 6 ore siano sempre gli stessi durante tutto l'anno? Che cos'è la frequenza di Schumann? Sono 2000 fulmini in media nella ionosfera che scoppiano in continuazione. Allora ci sono dei periodi di 6 ore in cui non ci sono fulmini, per sempre, da sempre. Non sarà che le cose sono diverse? Guarda, la frequenza di Schumann viene da fuori. Tale frequenza sarebbe stata misurata da una missione della NASA, andate a vedere gli articoli, perché questo è sul giornale della NASA, al di fuori della ionosfera. Con un satellite artificiale gli scienziati hanno misurato che la frequenza di Schumann la misuravano fuori. Ma non si può misurare fuori della ionosfera la frequenza di Schumann, perché sennò la ionosfera non sarebbe una sfera in cui c'è la risonanza della frequenza di Schumann, non ci sarebbe nessun cazzo di risonanza. Allora, questo vuol dire che la frequenza di Schumann non viene dai fulmini della Terra, ma viene da fuori. E poi ti dico anche, perché ci sono gli articoli, la frequenza di Schumann agisce sul cervello umano, tienilo presente questo fatto, modificando i parametri percettivi. L'abbiamo visto che queste frequenze, con i lavori universitari, hanno a che fare con la salute, no? Ebbene, qui c'è scritto, gli scienziati russi poi nel 1970 pubblicano sulla rivista scientifica Sputnik l'ipotesi che la Luna sia un satellite artificiale. Esperienze OBE, indotte neurofisiologicamente, propongono variazioni a livello di elettroencefalogramma nel range di 8 Hz, che guarda caso è il range della frequenza di Schumann, e in questo contesto si hanno esperienze out of the body, fuori dal corpo. Ma che strano. La Luna irradia elettroni la cui provenienza è sconosciuta, articolo della NASA. Tutte queste informazioni non solo ci fanno capire che noi è col cazzo che siamo andati sulla Luna, ma c'è un altro problema fondamentale. La Luna è quella cosa che emette la frequenza di Schumann. Guardate, andiamo a vedere come funziona la frequenza di Schumann. Study on the Schumann Resonance Frequencies Variations. Ci sono i lavori scientifici, i quali ce ne sono tanti. Ho preso un grafico a caso per far vedere che la frequenza di Schumann è oscillatoria nel tempo ed ha un'oscillazione uguale nel tempo, sempre la stessa. E poi ovviamente ci sono tecniche innovative che vengono implementate per andare a vedere la risonanza di Schumann
ma che studiano l'influenza sull'organismo e sulla biologia cellulare. Allora, questa è una cosa interessante, perché se la frequenza di Schumann viene dalla Luna, se la Luna è un oggetto artificiale e la frequenza di Schumann c'è 6 ore sì e 6 ore no, e nelle 6 ore sì perché la Luna è davanti a te, nelle 6 ore no perché è dietro la Terra e quindi non irraggia il posto dove te sei, le cose cominciano a essere interessanti. Questa è la frequenza di Schumann di qualche giorno fa, e questo è il rumore di fondo. Quando voi sommate la frequenza di Schumann con il rumore di fondo, vedete chiaramente che ci sono pezzi in cui non c'è niente. Che strano. E sono i pezzi in cui la Luna è derrière. Poi, un giorno, succede una cosa. Il 18.06.2023, frequenza di Schumann. A un certo punto, pum, succede qualche cosa e viene fuori questa. Questo meraviglioso merletto. Questa sarebbe la frequenza di Schumann. Ma questo è un segnale radio preciso, con una serie di informazioni precise che viene irraggiato dalla Luna sulla Terra con una frequenza particolare. Qui c'è qualcuno che ti vuole mettere nel cervello questa roba qua. Non è che c'è un'altra via. Allora, guardate la frequenza di Schumann e vi accorgete che la frequenza di Schumann è questa formula qua. La frequenza è C, la velocità della luce, diviso 2π greco per A. A è il raggio della sfera, dentro la quale c'è la vibrazione, e poi c'è questa roba qui, che sono i N, sono i numeri dei sovratoni, delle overtones. Benissimo. Ma io guardo questa frequenza e dico, ma questa è la stessa formula che noi abbiamo calcolato? Ve lo ricordate? Ho detto, tenete d'occhio il numero 13,5, che è il primo La fondamentale, il La 0, che corrisponde ad un angolo di 360 gradi preciso con l'algoritmo calcolato. Non solo l'algoritmo è calcolato, ma N per N è uguale a pi greco diviso 100. Cioè è un numero preciso, e quando pi greco diviso 100 è messo qui dentro, quando io moltiplico C, cioè la velocità, che è 137 in unità di massa atomica, per questo numero qui viene esattamente fuori 300.000 km al secondo, cioè la velocità della luce. Cioè in un colpo solo noi abbiamo capito che l'evideon, cioè il fotone, che è quella cosa che vibra a 13,5 qualcosa, è un'onda, è una sfera cava, il fotone è una sfera cava che vibra ad una certa frequenza. Ed è la stessa formula dell'equazione di Schumann, perché sostanzialmente la formula è la stessa. Allora, questo che cosa vuol dire? Innanzitutto vuol dire che abbiamo trovato un algoritmo che collega 137 alla velocità della luce, tramite pi greco, in modo preciso, cosa che la scienza ci arriva fra 50 anni. E poi l'abbiamo correlata a 13,5, che ancora una volta è la velocità, è la frequenza che è collegata al 432 Hz in modo preciso, 431.8588, e dove A, che è il raggio della sfera fotonica, è 1,618033, cioè la costante di Fibonacci, la sezione aurea. Quindi tutto è collegato sempre con gli stessi numeri. I numeri del fotone ed i numeri dell'universo sono uguali, ma questo ci porta a un problemino. E il problemino è il seguente. Guardate come ce l'hanno messa in quel posto. E torniamo a 69.0984. Se io divido 7,83, che è la frequenza di Schumann, per questo valore che noi abbiamo usato nel triade sound test, ne faccio l'inverso e ne faccio il logaritmo in base 2, viene fuori 3, 14, 15, 7 pi greco. Cazzarola, che strano! Ma che cosa vuol dire questo? È semplice, questo vuol dire che 2 elevato alla pi greco è il rapporto tra 69, il nostro numero, e 7,83, che è la sezione aurea, che 7,83, che è la frequenza di Schumann. Che strano, allora vuol dire che la frequenza di Schumann è un sottotono del nostro numero, di quello che noi abbiamo usato nella frequenza che serve per equilibrare il lobo destro e il lobo sinistro del cervello, che poi ti permetterà susseguentemente di unificare la parte animica, mentale e spirituale.
E quando andiamo a fare i nostri conti, siccome c'è questa formula, che è quella che stabilisce come le frequenze sono collegate in un certo modo, per esempio la frequenza a 4,3185 elevata alla pi greco, che è la frequenza della mente, 4,31 Hz, sostanzialmente è uguale a 2 pi greco per FM. E questo FM qui, che cos'è? Guardate, ci troviamo con questa situazione qui, cioè, te lo dico in termini semplici, la frequenza di Schumann interagisce con la frequenza della parte animica pesantemente e quindi non permette al nostro cervello di equalizzare il segnale tra il lobo destro e il lobo sinistro. Qualcuno ha messo la frequenza di Schumann con quel valore preciso lì perché non vuole che noi si faccia il triade color test. Funziona così. Cioè, pi greco non è né di destra né di sinistra, è pi greco. Non ci sono cazzi. Allora, vedete, il problema del bioritmo è, vedete, il bioritmo. Il bioritmo ci sono, l'abbiamo visto prima, sostanzialmente se io prendo le tre frequenze che corrispondono ai vettori 396, 741 e 528 e ne faccio con il teorema di Pitagora il vettore finale, viene 11,22, 1, 8 e 12 e l'altro 9,64, che divisi per 270 gradi, che è il tempo in cui la Luna ci mette a tornare con la stessa faccia, 24, 33 e 28, che sono gli stessi valori, che strano, del bioritmo, tranne uno che è 28, che invece è 27. Cioè, c'è qualcosa che sta cambiando, come si dice, la geometria della realtà terrestre a livello di frequenze. Che poi il bioritmo che cos'è? È una trasformata di Fourier inversa, cioè dove ci sono le tre componenti che poi danno il ritmo vero della tua vita, sostanzialmente. Quindi vedete come la Luna ha a che fare sia in modo quantitativo che in modo qualitativo, ed è stata messa lì apposta per fare qualcosa. E questo qualcosa chiaramente lo vedete su internet. Ti regalo per pochi dollari 783 Precision Schumann Resonance apparato, te lo metti in camera e te sei contento perché sei 783 Hz e in quell'istante rimarrai cretino tutta la vita. Questa è la fregatura. Questa è la fregatura. E si capisce allora perché la Luna è arrivata proprio al livello di diluvio universale. Quando sono successe delle cose su questo pianeta che hanno portato la civiltà egizia a scomparire sostanzialmente, perché finisce lo Zep Tepi lì, ne abbiamo parlato questa mattina, no? E allora vedete, morale della favola, con invece il nostro sistema, il triade sound test, quando te lo ascolti in cuffie ammazzi la frequenza del 783 Hz, che non esiste più, che te non senti più, perché per potenza non la senti più. E te riesci a fare quello che qualcuno non vuole che tu faccia. Su pi greco non si scherza. Quindi sostanzialmente le conclusioni sono queste. Cioè il famoso suono a 432 rotti, in realtà, che è il 431,8588, è un vero e proprio numero trascendente, il quale ha a che fare con l'universo, con i numeri dell'universo. E quindi quando noi siamo collegati con questo numero, sia che esso conti i passi che facciamo durante un giorno o la frequenza del battito del cuore di un microorganismo, che ne so, non ha importanza, ma è una frequenza che è e non solo armonizza, ma permette di evolvere, perché il lobo destro e il lobo sinistro del cervello, che sono una scatola, sono stati da noi sottoposti a 69 Hz. E mentre noi facciamo così, tutte le molecole di acqua del lobo destro e del lobo sinistro si polarizzano, facendo in modo che il cervello si equalizzi. E questo, secondo la tavola di Galton e la teoria della risonanza evolutiva, vuol dire che ti stai evolvendo a una capacità di comprensione gigantesca rispetto a quella che avevi prima.
Questo è quello che succede. Tutti, conseguenza di questo, siamo collegati a, ognuno è una rotellina, e tutti siamo collegati alla rotellona grande, al chakra grande dell'universo, il quale sostanzialmente ci fa capire che noi siamo una creatura sola, un motore solo, con un ingranaggio grande come te pare, che nello spazio e nel tempo è collegato a tanti ingranaggetti piccoli, che siamo tutti un'unica macchina. Cioè esiste solamente una sola creatura nell'universo, io, sostanzialmente. Questa è la realtà che ci viene, questa è la realtà che ci viene proposta. Ma a noi, a questo punto, ci fanno vedere questa realtà, ma questa realtà noi possiamo vederla dietro, cioè capire attraverso la, il desarrossaggio, come si dice, lo sviluppo della equazione d'onda. Smontiamo questa equazione d'onda e la ricostruiamo con tanti parametri, fino a vedere la realtà vera, perché la realtà vera non è questa. Ora noi siamo in grado di dire: questa è la realtà che vediamo solo se abbiamo poca consapevolezza e coscienza di noi. La vera realtà è un'altra. La vera realtà è questa. Noi siamo i creatori dell'universo. Qui comincia e qui finisce la nostra storia. Grazie. Grazie a voi.